L'agitazione combinata gesti tecnici più 3 contro 2 transizione è un'agitazione interessante perché unisce una prima parte nella quale si effettuano dei gesti tecnici in modo analitico e poi si passa a una parte situazionale dove ci sono dei duelli sia in 3 contro 2 offensivo che poi diventa 4 contro 3 in transizione. Quindi, essendo un'agitazione combinata, è interessante perché lavoriamo nella prima parte sugli aspetti analitici, poi sceglierete voi i gesti sui quali vorrete lavorare, poi nello stesso spazio e in modo continuo si va a lavorare su una parte situazionale, quindi molto interessante perché si riesce ad ottimizzare i tempi e gli spazi. Vediamo come è strutturata l'esercitazione. Lo spazio di gioco, come vedete, va diciamo dall'area di rigore fino al centrocampo. Effettuiamo un campo con queste porticine qua laterali e due porticine invece posizionate nella zona di centrocampo. Allora, l'azione parte una prima parte analitica prevede appunto i gesti tecnici effettuati dai difensori, che sono i due giocatori posizionati qua nei pressi dell'area di rigore, con i quali evidenzio con i pallini gialli, e i giocatori blu che sono davanti a loro fanno fare dei gesti appunto ai difensori. Il primo è un colpo di testa, quindi si effettua un lancio del giocatore blu per i giocatori rossi che effettuano un colpo di testa e devono colpire la palla indirizzandola verso le porticine. Quindi si abitua i giocatori a indirizzare la palla lateralmente. Successivamente si fa un passaggio raso terra o a mezza altezza in direzione dei giocatori rossi che devono colpire la palla o controllarla o colpirla di prima e indirizzarla anche in questo caso nelle porticine laterali. Quindi ecco, si va a curare proprio gesti tecnici sia sul colpo di testa sia sul controllo e passaggio o sull'intervento diciamo di queste palle a mezza altezza che dobbiamo colpire in modo pulito per indirizzarle lateralmente. Quindi si va proprio a lavorare sugli gesti specifici in modo analitico. Appena i giocatori blu hanno effettuato il secondo lancio, il secondo passaggio, quello raso terra, diciamo, e si dirigono subito verso i due difensori rossi e il portiere effettua un lancio, eccolo qua che lo evidenzio, lo step 3, un lancio per il giocatore blu posizionato qua a centrocampo, il quale controlla la palla e, visto che nel frattempo i giocatori blu si sono diretti verso i due difensori, nasce quindi un 3 contro 2 centrale, quindi tre giocatori blu contro due giocatori rossi. Ovviamente i giocatori blu hanno l'obiettivo di segnare, di realizzare un gol, e i due giocatori rossi devono chiaramente difendere e quindi assorbire poi la situazione di inferiorità numerica e cercare di impedire agli avversari di segnare. Appena terminata l'azione, un collaboratore, insomma, o il mister, passa la palla al giocatore posizionato qua lateralmente. Qui è importante posizionare il giocatore in una posizione idonea, non troppo alta, perché sennò è troppo avvantaggiato rispetto poi ai giocatori che precedentemente hanno fatto l'azione. Quindi si passa la palla a questo giocatore e parte un 4 contro 3. Quindi ci saranno i due giocatori esterni che evidenzio adesso, i due difensori che precedentemente hanno diciamo difeso in 2 contro 3, e poi i tre giocatori blu attaccanti che, appena quindi terminata l'azione precedente, devono subito transare e difendere in situazione di 3 contro 4. I giocatori, quattro giocatori rossi, devono cercare di realizzare una rete in una delle due porticine posizionate qui a metà campo. Quindi le due porticine a metà campo servono, sono diciamo le porte nelle quali devono fare i gol i quattro giocatori rossi, mentre invece le due porticine laterali sono quelle nelle quali i due difensori nella prima parte dell'esercizio devono indirizzare la palla quando fanno i gesti in forma analitica. Quindi, come hai visto, un'esercitazione che unisce una prima parte nel quale si può entrare nello specifico per lavorare sui gesti tecnici, poi subito in modo consecutivo e nello stesso spazio si lavora su delle situazioni di gioco. Questo ci permette, come ho detto in precedenza, di ottimizzare gli spazi, i tempi e lavorare anche sugli aspetti cognitivi, perché i giocatori comunque devono essere pronti a cambiare le fasi di gioco e a passare da una prima parte, diciamo, analitica a una seconda più invece ovviamente situazionale. Dove si trova questo esercizio? Come sempre, noi lo troviamo nella sezione esercizi di allenatore.net. Io adesso condivido lo schermo e andiamo a vedere la sezione di allenatore.net. Eccola qua. All'interno del menu in alto si trova la sezione esercizi. Io sono già andato nella terza pagina, nella quale si trova proprio il nostro esercizio che abbiamo visto oggi. Eccolo qua.
All'interno della sezione troverete tantissime esercitazioni di qualsiasi tipo, sia utili per lavorare sugli aspetti individuali che per lavorare sugli aspetti collettivi e sull'organizzazione della squadra. Quindi veramente vi invito poi ad andare a vedere il sito perché potete trovare tantissimi contributi appunto per lavorare costantemente sul proprio modello di gioco e su tutti quegli aspetti che riguardano poi l'allenamento del calciatore dal punto di vista individuale e della squadra come collettivo. A me non mi resta che altro che salutarvi e dare appuntamento al prossimo video, sempre con un nuovo esercizio di allenatore.net. Alla prossima!